Buongiorno amici di Genga Informa e del centro stampa Genga. Ci ritroviamo ancora una volta qui al Parco Aventura. Ne approfittiamo che non c'è nessuno, c'è una breve pausa che come sto vedendo in giro non c'è nessuno che sta facendo le evoluzioni sui percorsi. Quindi Pierpaolo ha giustamente messo le protezioni per non permettere alla gente di salire, dato che non c'è nessuno, ne approfittano per una breve pausa. Allora, di cosa parliamo? Il Parco Avventura ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare per molto molto tempo, quindi gli argomenti sul Parco Avventura ce ne saranno, quindi sempre interessanti, sempre bellissimi. Però oggi voglio ricordare 10 luglio 2016, scusatemi, ricorre il 40° anniversario del ritrovamento del fossile di Camponocchio Marta Lithiosauro, quel fossile che fu trovato casualmente sotto la galleria artificiale di Camponocchio, fu studiato, lavorato, prima studiato dal professor Ambrosetti di Perugia, poi fu portato a Roma dal professor Nicosia dell'Università La Sapienza di Roma, che con la sua equip in poco più di 2 anni riuscì a recuperarlo, quindi a renderlo visibile. È un fossile bellissimo che è conservato presso il Museo Speleopaleontologico di San Vittore. Vi ricordo che col biglietto delle grotte avete la possibilità di vederlo. Quando tornate dalle grotte, chiedete all'autista la fermata al Museo di San Vittore. Beh, lo potrete vedere con i vostri occhi, un fossile bellissimo, ben conservato. 160 milioni di anni. Qui c'era il mare, non c'era la terra, e poi la terra è emersa, il mare si è ritirato, quindi questo animale che stava a diverse decine di chilometri di profondità, quando le terre sono emerse, anche lui fortunatamente è emerso ed è stato trovato casualmente. Quindi è una storia bellissima. Io con due parole ho fatto un breve sunto, ma ce ne sarebbe da dire sull'ittiosauro. Basta che cercate ittiosauro di Genga, quindi praticamente argomenti molto interessanti. Quindi vi consiglio di fare una fermata al Museo Speleopaleontologico di San Vittore oggi o anche nei prossimi giorni, tanto è sempre aperto con orario 11, 13, 14, 18. Quindi vi consiglio caldamente di andare a vedere, perdete un po' di tempo e sarete ripagati dalla bellezza di questo fossile. Adesso non sto a dire i vari particolari, perché 300 e più particolari, le cosiddette ossa, si vedono benissimo. È un fossile bellissimo, quindi mi raccomando, datemi retta, fermatevi a San Vittore. Avete la possibilità anche di mangiare, ci sono ben 4 ristoranti, e abbiamo il bar piscina delle terme e abbiamo anche il bar del Parco Avventura, quindi più ne avete più ne mettete, quindi praticamente da mangiare. Poi abbiamo delle aree verdi lì presso il Parco Avventura, avete la possibilità di poter mangiare al sacco, e vi portate da mangiare oppure prendete i panini sopra, le bibite, le varie cose, e poi vi fermate a mangiare sotto le piante dei fichi e delle noci. Quindi ecco, praticamente la notizia che vi dovevo dare è questa. Quindi non è la 12ª puntata, è una puntata extra che abbiamo voluto registrare oggi in occasione del 40° anno del ritrovamento del fossile Marta Lithiosauro di Genga. Peccato che il sistema museale della provincia di Ancona, Mattia Morbidoni, il suo presidente, il sindaco, il presidente delle grotte, non hanno voluto nemmeno menzionare il fossile,
per questa ricorrenza. Io ci tengo moltissimo perché sono stato uno tra i primissimi a vederlo, quindi mi dispiace non poterlo nominare. Io ci tengo molto 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 a questo fossile, è molto molto importante, è bellissimo. Quindi signori, mi raccomando, venite a San Vittore, venite a vedere questo reperto di grande bellezza e di grande importanza. Quindi vi aspettiamo lì. Poi io l'anno prossimo vado in pensione, ogni tanto mi vedrete anche al Museo Speleopaleontologico, vi spiegherò io stesso la storia vera dell'ittiosauro di Genga, perché abbiamo il sistema museale della provincia di Ancona, aveva stampato diversi libri, tra cui Genga, però parla con dei termini abbastanza complessi, invece bisogna far vedere l'animale con dei termini semplici, perché tanto le parole difficili non servono a niente. Un saluto a tutti, un saluto al Socci di ETV Marche, un saluto a Mattia Morbidoni che è presidente del sistema museale della provincia d'Ancona, i dirigenti del consorzio Frasassi, che sovrintendono il museo di San Vittore, il sindaco con la sua giunta, quindi praticamente salutiamo quelli che c'entrano con il museo speleopaleontologico, perché speriamo che abbiano la coscienza di poter pubblicizzare, perché sul Deplia l'ittiosauro non compare per niente, non c'è nemmeno una fotografia o una breve descrizione. Sui Deplian vecchi sì, ma sui Deplian nuovi non mi sembra che l'ittiosauro venga menzionato. Questo mi dispiace per il consorzio Frasassi, dove io lavoro, che ha fatto sta cappella, è abbastanza evidente. Io ne parlerò tantissimo dell'ittiosauro, non perché oggi compie 40 anni, però io ci tengo moltissimo, è un fossile meraviglioso, venitelo a vedere, mi raccomando. Questo è il tutto per oggi e vi auguro una buona domenica, siamo domenica 10, quindi più avanti faremo la 12ª puntata, non so di cosa parleremo, però intanto la registreremo. Buon pomeriggio a tutti, buona serata e buona settimana di lavoro e ci vediamo presto. Un saluto da Gilberto e dal Centro Stampa Genga. Ciao!